Seduta di consiglio della quinta circoscrizione del 25/11/2020, ore 10:03, il punto di prosecuzione. Teresi. Presente. Aiello. Presente. Altadonna. Presente. Cavaliere. Presente. Di Gesù. Presente. Figuccia. Figuccia. Presente, presente, presente. Lozardo. Presente. Lucido. Presente. Palazzo. Presente. Stabile. Presente, presente. 10 presenti, Presidente. Complain, anche oggi 10 presenti, nessuno assente, la seduta numero legale. Dichiaro aperta la seduta. Buongiorno consiglieri. Buongiorno Presidente. Buongiorno, Presidente. Allora, siamo in seduta di prosecuzione. Ieri dove si è interrotta la discussione, la seduta? Stava trattando il punto 62. Ma era in trattazione il punto? Sì, è stato letto. Allora, per riprendere un po' il filo, rileggiamo il punto 62, per favore. No, la proposta della prima. Ok. Allora, mezzi pubblici riservati agli anziani e alle persone fragili per il contenimento del Covid. L'articolo 19 del regolamento interno per il funzionamento della quinta circoscrizione. Visto quanto previsto dagli ultimi DPCM recanti misure di contenimento del virus Covid. Visto che il Covid, come risaputo, colpisce in modo più severo la popolazione con target di età più alto ed in particolare coloro già affetti da altre patologie. Considerato che i mezzi pubblici sono un mezzo di assembramento di notevole entità e che vengono utilizzati da giovani che si accalcano non garantendo l'incolumità degli anziani utilizzatori dei medesimi mezzi, ritenuto che l'AMAT debba fare di tutto per tutelare i propri utenti più deboli, si chiede al Consiglio della Quinta Circoscrizione di esprimere parere favorevole al presente atto al fine di chiedere all'AMAT per il tramite dell'amministrazione comunale di istituire delle linee riservate ai soggetti deboli per età o per patologie. Firmatario il consigliere Salvatore Altadonna. A cui do la parola per l'illustrazione della proposta. Presidente, la proposta è stata approfondita in commissione, ci sono anche degli emendamenti perché anche grazie all'aiuto del consigliere Sardo che era presente abbiamo posto quali potevano essere le possibilità che AMAT avesse appunto per questi soggetti, quindi avevamo letto sia il verbale che gli emendamenti. Possiamo eventualmente leggere solo gli emendamenti da integrare nella proposta, se vogliamo. Ieri erano stati già letti gli emendamenti? Sia il verbale che gli emendamenti erano stati letti. Vabbè, allora quanti emendamenti ci sono? Diamo lettura agli emendamenti. 4 più un subemendamento. Allora, procediamo alla lettura degli emendamenti. Allora, non sei chiuso. Emendamento aggiuntivo. Aggiungere dopo si chiede al Consiglio della Quinta Circoscrizione che l'AMAT utilizzi temporaneamente i mezzi destinati alle gite scolastiche cittadine per il servizio riservato ai cittadini anziani e fragili. Firmatario? E non poco, per favore. Consigliere Salvatore Altadonna. Grazie.
Secondo emendamento aggiuntivo, chiedere ad Amat di aumentare i posti riservati alle categorie protette differenziandoli tramite diverso colore delle sedute. Consigliere Salvatore Altadonna. Questa per la verità era una proposta del consigliere Losardo, quindi forse andava a firma il consigliere Losardo. Ah. O comunque della commissione, perché ci abbiamo ragionato tutti insieme, tutti gli emendamenti sono stati frutto del lavoro della commissione. Okay. No, va bene, consigliere, la ringrazio, ma diciamo io ero ospite, di conseguenza ho dato soltanto un suggerimento. È giusto che partorisca l'emendamento dalla commissione stessa, dei componenti. Terzo emendamento aggiuntivo, sensibilizzare le associazioni del terzo settore operanti nella quinta circoscrizione ad attivare, se in possesso di mezzi idonei, un servizio navetta per i cittadini anziani o fragili. Consigliere Altadonna. Presidente, solo una cosa, per esempio l'ultimo invece era una proposta del consigliere Stabile, ecco perché dicevo, se possiamo metterli a firma della questa commissione. Consigliere Altadonna, ne approfitto, aspetti che sta intervenendo, ma quest'ultimo emendamento secondo me è irricevibile perché non c'entra nulla col contesto della delibera che stiamo votando, cioè quando ci rivolgiamo ad associazioni privati, questa è un'altra cosa. No, sarebbe il testo di una nuova delibera. Ma tutte cose lei, Presidente. Infatti è chiedere la disponibilità nel caso in cui abbiano le autorizzazioni, c'è scritto. Sì, il problema è che la proposta si rivolge ad Amat, soprattutto ad Amat. Questa mi sembra il testo di una nuova delibera, diciamo. E allora facciamo così, facciamo casomai una nuova delibera, certo, va bene, accetto, diciamo, la... Accettiamo la tutto, Presidente, per i cittadini facciamo tutto. Accetto la puntualizzazione e ritiro l'emendamento. Ah, ecco, ritira, bravo, grazie. Perché prima sempre il presidente Altadonna, noi non contiamo, presidente. Io parlo col presidente della commissione, se lei vuole intervenire mi chiede la parola e interviene sulle proposte. No, io parlo con il mio presidente di commissione. Okay. Il percorso che abbiamo deciso è ritirare l'emendamento e fare un atto a parte, riconvochiamo la commissione. No, io parlo che firmi sempre tu solo. Non metti è firmata la commissione. È firmata la commissione. Che venisse sostituito il mio nome con la commissione. Bravissimo. Andiamo avanti. L'ultimo emendamento aggiuntivo: chiedere all'amministrazione comunale di attivare delle tariffe agevolate o delle esenzioni in base alle fasce reddituali degli anziani o dei cittadini affetti da patologie croniche certificate. Nello specifico si chiede l'esenzione totale per tutto il nucleo familiare. Ma dov'è la polizia? Addirittura. Sono finiti gli emendamenti? Sì. C'è un subemendamento aggiuntivo, provvedere a quanto previsto nell'emendamento 1 nel più breve tempo possibile nelle more di un nuovo lockdown. Però sul penultimo emendamento il testo mi pare che era diverso, perché noi abbiamo indicato esattamente delle proposte di indici reddituali, non era l'esenzione totale, era per chi ha fino a 3.000 euro lo totale, da 5 a 10.000 euro riduzione. Non si poteva. Venite al quarto emendamento. Sì, era inimmaginabile chiedere l'esenzione totale a prescindere dalle fasce reddituali. Credo che anche, diciamo, un mugugno del presidente lo volesse sotto indicare questa cosa. Non capito subito. In base alle fasce reddituali c'è scritto. No, se apriamo il verbale, l'emendamento, il testo dell'emendamento è diverso. Okay. Dov'è il bagno sugo, quello dell'Avon? Consigliere Stabile, se stacca l'audio non sarebbe male. Questa è pubblicità occulta. Dovremmo essere denunciati per pubblicità. Consigliere Stabile, grazie. Scendo un altro po'. Ecco qua. Il consigliere Losardo propone, infatti giù c'è il testo nuovo dell'emendamento, scendendo ancora. Eccolo qua. Dov'è? Quarto emendamento aggiuntivo, chiedere all'amministrazione comunale di attivare delle tariffe agevolate o delle esenzioni in base alle fasce reddituali degli anziani e dei cittadini affetti da patologie croniche certificate. Allo specifico si chiede l'esenzione totale per tutto il nucleo familiare con reddito ISEE. Quindi va modificato, signor Modica, l'emendamento. Tra il 3.001
e i 10.000. Stesso criterio reddituale si chiede venga applicato a coloro che sono affetti a patologie croniche certificate. Che bel sole oggi. Ok, dopo lo modifico. Come vedete dal verbale è stato frutto di diversa discussione. Va bene, allora passiamo alla votazione degli emendamenti. Per appello nominale, aspetti, intanto il consigliere Altadonna, consigliere Stabile e consigliera Di Gesù Scrutatori. Qualcuno è contrario? Qualcuno si astiene? Approvati gli scrutatori. Votiamo il primo emendamento per appello nominale. Sì. Teresi. Favorevole. Aiello. Favorevole. Altadonna. Favorevole. Cavaliere. Favorevole. Di Gesù. Cambio. Favorevole. Figuccia. Favorevole. Lo Sardo. Favorevole. Lucido. Favorevole. Palazzo. Favorevole. Stabile. Favorevole. 10 presenti, 10 favorevoli. 10 favorevoli, l'emendamento è approvato. Passiamo alla votazione del subemendamento all'emendamento. Buono ragazzi, stop. In piedi, bacchetta. Consigliere Figuccia, anche lei, bacchetta in mano, si tolga l'audio, grazie. Ma è un corso da maghi, è la bacchetta magica? No. Allora, subemendamento, Teresi. Favorevole. Aiello. Favorevole. Altadonna. Favorevole. Cavaliere. Favorevole. Di Gesù. Favorevole. Figuccia. Ok ragazzi. Figuccia. Oh, ok ragazzi, ha detto. Figuccia è uscito. Assente. Ai ai ai. Rosardo. Favorevole. Lucido. Favorevole. Palazzo. Se votare ok ragazzi va bene, per me ok ragazzi. Comunque favorevole. Favorevole. 9 presenti, 1 assente. 9 favorevoli, il subemendamento è approvato. Il subemendamento è approvato. Andiamo al secondo emendamento. Diamo, mi ricorda l'oggetto del secondo emendamento, così sappiamo che cosa votiamo. Sì, un secondo soltanto ve lo prendiamo. Chiedere ad Amat di aumentare i posti riservati alle categorie protette differenziandole tramite diverso colore delle sedute. Va bene. Allora, Teresi. Favorevole. Aiello. Favorevole. Altadonna. Favorevole. Cavaliere. Favorevole. Di Gesù. Favorevole. Figuccia assente. Lo Sardo. Lo Sardo presente, favorevole. Lucido. Favorevole. Ciao Lolo. Palazzo.
visto che ci stiamo abituando ai colori, sono favorevole. Favorevole. 9 presenti, 9 voti favorevoli, un assente. 9 voti favorevoli, l'emendamento è approvato. Andiamo alla votazione del terzo emendamento. Caresi. Favorevole. Aiello. Favorevole. Altra donna. Favorevole. Cavaliere. Favorevole. Di Gesù. Favorevole. Figuccia assente. Rosardo. Favorevole. La conseguenza unitiva. Lucido. Favorevole. Palazzo. Favorevole. Favorevole. 9 presenti, un assente, 9 voti favorevoli. 9 favorevoli, l'emendamento è approvato. C'è il... non ce n'è più, giusto? No, c'è il quarto, c'è il quarto. Qual è? Quarto. Prende il quarto emendamento, così... Scusi, questo che abbiamo votato qual è? Il quarto è quello che si deve modificare. Questo è il terzo, il quarto è quello delle fasce... Ma non ce n'è... Ma non era quello ritirato, giusto? Ah sì, ha ragione, Presidente. Abbiamo votato... Questo ti il terzo ti doveva dire. Quello, il terzo è questo che... Questo è il terzo. Cioè il quarto diventava il terzo, quindi abbiamo votato. Non ce n'è più l'emendamento. Sì, certo, non c'è più emendamento. Va bene, allora pongo in votazione la proposta così come emendata. Allora, Teresi. Favorevole. Aiello. Favorevole. Alta donna. Favorevole. Cavaliere. Favorevole. Di Gesù. Favorevole. Figuccia. Assente. Losardo. Io presente e sono favorevole. Lucido. Favorevole. Palazzo. Favorevole. Stabile. Favorevole. 9 presenti, un assente, 9 voti favorevoli. 9 voti favorevoli, la proposta è approvata. Consiglieri, siccome ho necessità di chiarire questa storia delle commissioni e delle convocazioni, chiudo la seduta. La seduta è chiusa, il consiglio della seduta no. Lunedì, quando sarà seduta? No, no, il primo. Il primo dicembre? Martedì, il consiglio della seduta il primo dicembre alle 9:30. Presidente, so che è lunedì c'è conferenza dei capigruppo, giusto? Esatto. Mi arriverà la convocazione. Il problema è che so che ci sono anche, ascoltate, so che ci sono alcune commissioni convocate. Alle 10:30 va bene. Quindi dovrei convocare la conferenza dei capigruppo alle 10:30. Sì. Va bene, affronteremo il tema. E vi anticipo che affronteremo il tema della convocazione delle commissioni.